Eroi decaduti in cerca di riscatto affrontano gli incubi del proprio passato. Oggi giochiamo a Tainted Grail. Ciao a tutti, io sono Miss Meeple e su questo canale trovate consigli e tutorial sul mondo dei giochi da tavolo. Oggi vi parlo di un gioco monumentale. Tainted Grail, la caduta di Avalon, è un gioco da 1 a 4 giocatori, edito in Italia da Giochi Uniti. Si sviluppa sotto forma di campagna in cui seguiremo le gesta dei nostri eroi che evolveranno sotto i nostri occhi partita dopo partita. La campagna è piuttosto lunga, si svolge in 15 partite e si potrebbe dire che è una cupa rivisitazione delle leggende arturiane. È un gioco fortemente narrativo e immersivo che richiede un po' di impegno per essere affrontato, ma che vedrete vi darà moltissime soddisfazioni. Nel video di oggi vedremo il setup e le regole per la prima partita, con qualche piccolissimo spoiler solo sul primo capitolo della storia. Sapete che di Tainted Grail esiste anche un videogioco? Questa cosa è molto particolare e dimostra come due mondi ludici, che potrebbero sembrare distanti, riescano invece ad avvicinarsi. Per raccontarvi le due facce della medaglia di questo gioco, ho organizzato un esperimento interessante con il mio amico Andrea del canale YouTube Coridan. In contemporanea all'uscita di questo video, Andrea sta pubblicando sul suo canale una presentazione del videogioco Tainted Grail. Mi farebbe piacere se vedeste entrambi i video per avere un'idea di questa trasposizione. E in generale, se non conoscete il canale di Coridan, vi consiglio di andare a dare un'occhiata. Andrea è un bravissimo ragazzo che ho avuto modo di conoscere negli ultimi anni. Mi ha fatto molto piacere proporgli questa collaborazione. Si è occupato negli anni di videogiochi e ora soprattutto di giochi da tavolo, quindi potrebbero interessarvi i suoi video. Vi lascio un link al canale in alto e nella descrizione. Alla fine di questo video vi lascio anche qualche secondo di spoiler su quello che sta preparando Andrea riguardo a Tainted Grail. Ovviamente in descrizione ci sarà anche un link al suo video su questo gioco. Ma ora vediamo subito come si gioca a Tainted Grail. Alla fine del video trovate i pro e i contro e le mie impressioni. Potete scorrere i capitoli qui sotto per passare direttamente alla sezione che vi interessa. Nell'isola di Avalon, l'antico potere che governava queste terre, detto l'Anomalia, si sta risvegliando. I menhir eretti un tempo a protezione degli abitanti stanno svanendo. Gli eroi più valorosi sono partiti in cerca di aiuto e di una soluzione. Voi siete rimasti a casa ad affrontare le vostre paure. Ogni giocatore sceglie un personaggio, ottiene la plancia con il cartoncino che vi aiuta nella preparazione e la lettera di accompagnamento scritta dal vostro mentore, che vi introduce alla situazione attuale dell'eroe. La lettera riporta anche un numero che servirà per risolvere gli spareggi. Piazzate i segnalini rossi sul livello iniziale di energia e terrore, indicati dalle freccette rosse. Il limitatore a T indica il livello di salute, sempre indicato dalle freccette rosse. I due bracci ti ricordano che succederanno alcune cose se l'energia o il terrore supereranno il livello di salute. Lo vedremo in seguito. Sul cartoncino sono indicati gli attributi iniziali posseduti e le risorse iniziali. Indicale con i segnalini rossi universali. I segnalini grandi viola valgono come 5 di quelli rossi. Le risorse nel gioco sono cibo, ricchezza, reputazione, magia, esperienza. Solo cibo e ricchezza possono essere scambiate con altri giocatori che si trovano nel vostro stesso luogo. Il cibo servirà a sostentarvi a fine giornata. Le ricchezze per comprare oggetti ed equipaggiamenti. La reputazione per avere effetti positivi quando incontrate persone durante il vostro viaggio. La magia per superare incontri ed attivare menhir. L'esperienza per far progredire il vostro personaggio a fine round. Seguendo le indicazioni sul regolamento, create il mazzo di partenza di carte combattimento e diplomazia. Di entrambi esiste anche una riserva di avanzamento che vi servirà nel corso del gioco per migliorare il mazzo. Il cartoncino va riposto sulla plancia con il tratto caratteristico dell'eroe visibile. Ogni eroe ha una vulnerabilità indicata qui che vi renderà più difficile svolgere alcune azioni e ha un'azione personale e unica. Prendete la vostra copia della mappa di Avalon per orientarvi durante il gioco, ma fate attenzione, il cartografo che l'ha disegnata è vissuto più di un secolo fa e potrebbe non essere più accurata. Al centro del tavolo cominciate a creare la mappa dal luogo di partenza, il numero 101. Sul luogo ponete tutte le miniature degli eroi in gioco e un menhir, le misteriose presenze di Avalon, con un quadrante che mostri il numero 8 se giocate in 4, 7 se giocate in 3, 6 se giocate in 2. Il quadrante mostra quanti giorni vi restano prima che il menhir si oscuri e sparisca.
Controllate le chiavi direzionali del luogo di partenza e aggiungete i relativi quattro luoghi ai quattro punti cardinali. Dividete gli incontri in quattro pile corrispondenti ai vari tipi di incontro che farete. Il regolamento vi dirà se eliminare alcune carte. Se è la vostra prima partita, aggiungete in cima a tutte le pile la carta Il tuo primo incontro. Gli incontri verdi procurano cibo, gli incontri grigi oggetti. Gli incontri blu e viola sono un mistero da scoprire nel corso del gioco. Create una pila di carte segreti e oggetti. Separate eventi del capitolo in corso ed eventi casuali. Prendete la carta relativa alla preparazione della partita in corso e seguite le ulteriori istruzioni, in questo caso la carta preparazione capitolo 1. Tenete a portata di mano una scheda salvataggio su cui indicherete i vostri progressi e che vi aiuterà a preparare le partite successive partendo dalla situazione della partita precedente. Potete iniziare a giocare. Una partita a Tainted Grail si svolge in giornate che si susseguono una dopo l'altra, ognuna composta nelle fasi di inizio giornata, durante la giornata, fine giornata. Saranno le carte capitolo o eventi e le decisioni che prenderete ad indicarvi quando avrete completato una partita. Verranno rivelate alcune cerche da portare a termine per completare il capitolo. Ad inizio giornata rimuovete i menhir estinti, ovvero quelli che non hanno più un quadrante alla base. Non possono esistere carte luogo non adiacenti ortogonalmente o diagonalmente a un menhir attivo. Quindi, se necessario, rimuovete carte luogo troppo lontane dai menhir ancora attivi. Se il vostro personaggio si trova su una carta luogo scartata, perdete 2 punti salute e aumentate di 2 il terrore. Poi spostatevi verso la carta luogo restante più vicina, in caso di parità, quella con il numero più basso. Se si oscura l'ultimo menhir, non rimuovete carte luogo, ma tutti i giocatori perdono 2 salute e guadagnano 2 terrore ad ogni inizio giornata d'ora in poi finché muoiono o attivano un nuovo menhir. Poi abbassate di 1 il quadrante di tutti i menhir ancora attivi. Se un menhir era a livello 1, togliete il quadrante, il menhir si oscurerà all'inizio della giornata successiva. Riducete di 1 eventuali altri quadranti su mappa o sulle carte. Rimuovete eventuali gettoni tempo in gioco. Rivelate una carta evento e risolvetela. Se contiene una cerca, tenetela visibile sul tavolo finché non verrà risolta, vi indicherà un obiettivo da raggiungere. Le cerche vi permetteranno di progredire durante la partita e vi condurranno alla fine del capitolo, siete obbligati ad eseguirle. Durante la partita troverete anche vari compiti secondari, che non sono obbligatori ma possono essere remunerativi. Alcune cerche e compiti risolti vi chiederanno di indicare un nuovo status sulla scheda di salvataggio. Da quel momento tutti i giocatori possiedono quello status. Sono richiesti status per alcune esplorazioni o incontri che farete. Se ci sono guardiani in gioco, tirate il dado guardiano per ciascuno per definire dove si muoverà. Se esce un punto cardinale, muovetelo in quella direzione. Se esce il lato vuoto, non muovetelo. Se esce la X, rimuovetelo dal tabellone. Se il guardiano entra o resta in un territorio con uno o più personaggi, si innesca il combattimento, che si svolge come vedremo. Equipaggiate il vostro personaggio con al massimo un oggetto o segreto per tipologia. Potete cambiare equipaggiamento solo in questa fase oppure quando ricevete un nuovo oggetto o segreto. Le tipologie sono arma, armatura, scudo, compagno, reliquia. I personaggi possono scambiarsi oggetti o segreti durante la partita quando si trovano nello stesso luogo, a meno che la carta non indichi personale. Poi inizia la fase durante la giornata, ovvero la fase delle azioni. I giocatori decidono insieme in che ordine giocare e ciascuno svolge un'azione. In caso di indecisione gioca per primo il giocatore con il numero più basso sulla sua lettera. Tutte le azioni possibili hanno un costo in energia. Un giocatore può decidere di passare quando ha esaurito l'energia o non vuole svolgere ulteriori azioni. Continuano a giocare i suoi compagni finché tutti passano. Dopo il primo giro si ricomincia. Se 2 o più giocatori si trovano su uno stesso luogo, possono decidere di agire insieme, come una compagnia. Vediamo nel dettaglio come si svolgono tutte le azioni in singolo o in compagnia. L'azione esplorare costa 1 energia. Ogni carta luogo si può esplorare, girate la carta e leggete il testo. Molto spesso questo testo vi dirà di continuare la lettura sul diario di esplorazione, soprattutto quando ci sono segreti da scoprire o decisioni da prendere. Proseguite la lettura fino a che trovate la scritta «L'esplorazione termina». Rigirate la carta luogo e continuate la partita. Se si svolge l'azione come compagnia, il costo aumenta di 1 energia per ciascun partecipante,
La compagnia può dividersi i costi come preferisce. Gli effetti di ciò che leggerete verranno applicati a tutti i partecipanti e le ricompense verranno divise. Può essere utile unirsi per dividervi i costi che potete incontrare durante le esplorazioni. Viaggiare costa una energia. Si può spostare la propria miniatura su un luogo adiacente ortogonalmente, solo se sono presenti chiavi direzionali tra le due carte che attraversate. Se sulla carta raggiunta è indicato un simbolo fulmine, risolvete subito quanto descritto. Se viaggiate insieme, il costo aumenta di una energia per ciascun membro. La compagnia può dividersi i costi di viaggio come preferisce. Quando si arriva su una carta luogo con una freccia direzionale senza carte adiacenti, si scoprono nuove carte in corrispondenza di quelle frecce. Tenete sempre a mente che le carte luogo devono essere adiacenti, anche diagonalmente, a un menhir attivo. Perciò non rivelate comunque carte che si verrebbero a trovare troppo lontane da un menhir attivo. A volte le azioni che realizzate faranno cambiare i luoghi, seguite le istruzioni per sostituire le carte luogo. La maggior parte delle carte luogo ha un'azione scritta sopra. Si può svolgere l'azione di un luogo specifico quando ci si trova sopra, pagando i relativi costi e risolvendo gli effetti. Se l'azione è indicata come una volta al giorno, piazzate un gettone tempo sull'azione dopo averla svolta, per ricordarvi che non potete riutilizzarla fino al round successivo. Le azioni luogo possono svolgersi in compagnia dividendosi i costi, ma ricevendo l'esito dell'azione sempre e solo una volta. Ogni personaggio ha un'azione unica e personale stampata in plancia, la può svolgere pagando i relativi costi. Anche l'azione personale del personaggio può essere svolta in compagnia, se vi è utile dividervi i costi. In questo caso l'unico vincolo è che il personaggio che svolge l'azione deve pagare almeno un'energia. Se vi trovate in un luogo con un simbolo menhir, significa che potrete evocarlo su quel luogo. L'azione ispezionare un menhir è gratuita. Girate la carta e verificate quali risorse o carte segreto sono necessarie per evocare il menhir. Se disponete delle risorse potete attivare subito il menhir. Attivare un menhir richiede tutti i giocatori su quel luogo. Posizionate un nuovo menhir e il suo quadrante come per quello iniziale. Potete in seguito ripetere l'azione di attivare un menhir se volete prolungare la presenza del menhir sulla mappa. Ripagate i costi e ripristinate il valore massimo del quadrante. Durante esplorazioni, viaggi, azioni luogo o letture del diario, potete imbattervi in un incontro. Prendete la prima carta del mazzo incontri del colore indicato e preparatevi ad un combattimento o ad un incontro di diplomazia, da soli o in compagnia. In un combattimento il giocatore deve riuscire a guadagnare un numero di segnalini rossi almeno pari al valore indicato in alto a destra. Se il nemico rivelato possiede un tratto, risolvetelo subito. Poi il giocatore pesca 3 carte dal suo mazzo combattimento, 2 carte solo se 4 personaggi stanno prendendo parte al combattimento. Se non vi piace la vostra mano potete scartarla e pescare altrettante carte meno una. Potete ripetere il procedimento finché restate con una sola carta in mano. Ogni giocatore si attiverà a turno. Il giocatore attivo per prima cosa toglie eventuali gettoni tempo dalle carte in gioco con abilità ritardate e ne attiva gli effetti. Dopodiché deve giocare la sua prima carta combattimento. Non ci sono requisiti particolari, tranne fare in modo che le due chiavi in basso siano allineate. Poi controlla se può attivare una o più chiavi. Una chiave si attiva se il disegno sulla carta a sinistra si allinea con il disegno sulla carta a destra e se il requisito a sinistra è rispettato. In questo esempio, se il giocatore possiede almeno un attributo aggressività, può ottenere il beneficio sulla destra. Le chiavi blu sono magiche. Se si allinea il disegno si possono sempre attivare spendendo un cubo magia. La chiave sul fondo si attiva sempre, ottenete il bonus. Le carte possono avere anche delle capacità che si attivano al piazzamento. Capacità ritardate su cui va piazzato un gettone tempo, che verrà tolto per l'attivazione all'inizio del turno successivo di combattimento, o capacità che si attivano all'attacco del nemico. Se si decide di giocare una carta sopra la capacità ritardata, la si nasconde e non si potrà più usare. Infatti, dopo la prima carta, il giocatore può, se vuole, giocare altre carte dalla sua mano, ma solo se una chiave si collega correttamente con il simbolo fulmine. A quel punto si possono attivare tutte le altre chiavi collegate. Le chiavi collegate principalmente vi fanno pescare nuove carte o vi fanno raccogliere segnalini rossi. Potete proseguire a giocare tutte le carte che volete se riuscite a collegare un'icona fulmine in ciascuna. Se non siete riusciti a giocare neanche una carta durante la vostra attivazione, il nemico svolge un attacco di opportunità.
Se c'è stato un attacco di opportunità, poi pescate una nuova carta. A quel punto, se i segnalini raccolti sono almeno pari al livello del nemico, avete vinto, ricevete le ricompense e scartate la carta incontro. Altrimenti, il nemico attacca in base a quanto descritto sulla sua carta. In base a quanti segnalini avete raccolto, il suo attacco sarà più o meno crudele. Il simbolo danno vi fa perdere un punto salute. Se non è stato raggiunto il livello del nemico, tocca ad un altro personaggio attivarsi. Quando tutti sono stati attivati, tutti scartano fino ad avere 3 carte in mano, poi pescano una carta. Si ricomincia il giro di attivazioni finché viene sconfitto il nemico, finché i giocatori muoiono o finché decidono di fuggire. Un giocatore può fuggire dal combattimento mentre è giocatore attivo. Perde un'energia e innesca l'eventuale attacco di opportunità sulla carta nemico. Il nemico viene poi scartato. Se si attacca in compagnia, tutti devono fuggire nel proprio turno e solo allora il nemico viene scartato. Se il nemico è un guardiano, resta sulla carta luogo e vagherà per il territorio a inizio round, come abbiamo visto. Gli incontri di diplomazia si svolgono allo stesso modo con le seguenti differenze. I giocatori pescano le carte dal mazzo diplomazia e non combattimento. Per vincere l'incontro non bisogna raccogliere un numero di segnalini rossi, ma posizionate un segnalino rosso sullo spazio grigio a inizio incontro. Vincete se riuscite a farlo arrivare allo spazio più alto. Gli effetti delle carte saranno principalmente spinte verso l'alto del cubetto, mentre il nemico lavorerà spingendolo verso il basso. Se il segnalino arriva nello spazio più basso, avete perso l'incontro. Risolvete la sezione fallimento. Alcune carte sono composte da più stadi, bisogna vincere l'incontro più volte di fila, stadio dopo stadio. Potete fuggire da un incontro diplomatico risolvendo la sezione fallimento, oppure potete decidere di evitarlo, appena rivelata la carta, risolvendo la sezione evitare. Se non volete o non potete svolgere ulteriori azioni, potete passare e aspettare che i vostri compagni facciano altrettanto. Quando tutti hanno passato, si procede alla fine della giornata. Ognuno consuma un cibo e di conseguenza recupera un punto salute e perde un punto terrore. Se non hai cibo o non vuoi mangiarlo, riduci la tua energia a 0. Se era già a 0, perdi un punto salute. Ognuno rimette la propria energia al livello iniziale, a meno che il personaggio non fosse esausto. In quel caso si recuperano solo 4 punti energia. Il livello di salute limita l'energia massima, il livello energia non può mai superare il livello salute. Se hai punti esperienza puoi spenderli per far progredire il tuo personaggio, ottenendo nuovi attributi o nuove carte. Gli attributi indicati in plancia possono tornarvi utili durante incontri e combattimenti. Il costo per ottenere un nuovo segnalino attributo è determinato dalla somma di segnalini nella coppia di attributi in linea orizzontale. Ad esempio, se si vuole ottenere il primo segnalino in una coppia di attributi opposti, il costo è 2 esperienze. Se si vuole ottenere il secondo attributo in una coppia di opposti, il costo è 4 esperienze. Controllate il regolamento per il dettaglio dei costi per i successivi segnalini. Ottenere il terzo segnalino di un attributo e tutti i successivi consiste nel prendere una carta abilità di quel tipo. Scegliete una carta e il lato che preferite, tenetela accanto all'attributo di riferimento. Se invece si vuole ottenere una nuova carta come miglioramento, pagate 2 esperienze e pescate 3 carte dal mazzo avanzamento, combattimento o diplomazia. Sceglietene una da aggiungere al vostro mazzo, rimescolate le altre nella riserva. Puoi personalizzare il tuo mazzo combattimento e diplomazia in vista della partita successiva. Scegli le carte che vuoi tra quelle di partenza e quelle acquisite, in modo che i due mazzi abbiano almeno 15 carte ciascuno. Se il luogo in cui hai terminato il round ha un'icona sogno, prendi il diario esplorazione e leggi la sezione sogno di quel luogo. Se il tuo segnalino terrore è in uno degli slot rossi e tu stai impazzendo, leggi invece l'incubo. Capiamo meglio i tracciati in plancia. Se il segnalino energia entra nella zona rossa, sei esausto. Potrai recuperare meno energia per il round successivo, come abbiamo visto. Il segnalino energia non può mai superare il livello di salute. Se la salute termina, sei moribondo. Prendi una carta stai morendo e usa le regole aggiuntive indicate, cercando di riprenderti prima di morire. In una partita a solitario il giocatore perde se il suo personaggio muore. La carta stai morendo è però un po' più clemente rispetto a quella per il multigiocatore. Se invece un personaggio muore in una partita multigiocatore, il giocatore può prendere un personaggio non usato dalla scatola e metterlo in gioco. Il gruppo perde quando un giocatore muore e non ci sono più eroi utilizzabili di scorta.
Se non volete ricominciare la partita da capo, potete invocare la grazia della madre di tutto, che vi indicherà come ricominciare la partita in corso. Se il livello di terrore è più alto del livello di salute, siete in preda al panico. Ciò avrà effetti negativi durante i combattimenti e gli incontri di diplomazia. Se il livello di terrore raggiunge la soglia e stai impazzendo, aggiungi la relativa carta alla tua plancia e segui le regole indicate. Si procede alla fase di inizio della giornata successiva e si prosegue giorno dopo giorno finché avete risolto tutti gli obiettivi richiesti dalle carte evento. Quando avete terminato un capitolo, scrivete tutto ciò che riguarda i vostri eroi, la mappa attuale, le carte in vostro possesso sulla scheda di salvataggio. Tutti i vostri progressi saranno salvati e sarà il vostro punto di partenza per la partita successiva. No, vabbè, io continuo a leggere, ma quando si gioca? Miniature meravigliosamente agghiaccianti. No, ma dici davvero? Vuoi davvero abbandonare la campagna adesso? Ma stiamo per scoprire il segreto dei menhir! Oh, vabbè, poco male, continueremo da soli e ci spartiremo il bottino. Dove eravamo rimasti? Vediamo qual è l'abilità speciale del mio personaggio. Sul serio? Chiamiamola piuttosto un'inabilità speciale. Tainted Grail è un gioco totalmente immersivo, la vicenda è appassionante. Le storie di questi eroi sono ben costruite ed è fantastico il punto di vista ribaltato. Noi, infatti, non siamo gli eroi che sono stati mandati in missione a trovare una salvezza per la nostra terra. Siamo quelli rimasti a casa, reietti, scartati, ma che si trovano ad affrontare questa misteriosa forza e soprattutto le proprie paure. Questi anti-eroi non hanno un'abilità speciale come accade in tutti i giochi, hanno un difetto speciale che li rende meno abili nello svolgere una determinata azione. La campagna di Tainted Grail è piuttosto lunga, sono 15 partite, e io stessa al momento della registrazione di questo video non l'ho ancora terminata, ma ho acquisito una buona esperienza di gioco anche rigiocando alcuni capitoli. La rigiocabilità di questo gioco è relativa, nel senso che conoscerete già dove si trovano alcuni luoghi e alcuni oggetti, però a causa delle tante scelte che potete prendere durante le partite, si dipanano anche percorsi divergenti e potete sempre riprovare uno stesso capitolo provando a prendere scelte diverse. Se la campagna è troppo lunga per voi o se non avete un gruppo fisso per 15 partite, non vi preoccupate, perché ad ogni partita si possono sempre aggiungere o rimuovere personaggi in gioco. Magari non partiranno tutti dallo stesso livello, ma è assolutamente fattibile. Si può giocare a Tainted Grail anche in solitario, con le stesse regole illustrate oggi. Il senso di progressione e evoluzione del personaggio si sente molto. Avete in generale un buon controllo del vostro eroe. Potete decidere come farlo evolvere, quali attributi dargli, quali abilità dargli, se acquistare una nuova carta combattimento o diplomazia. Non si tratta proprio di un deck building, ma un vero e proprio miglioramento del mazzo, perché all'inizio di ogni partita potete decidere quali carte portare con voi e quali no. È un gioco decisamente impegnativo, non tanto per il regolamento, perché le azioni sono semplici, l'unica cosa da interiorizzare sono gli incontri e i combattimenti, piuttosto dal punto di vista dell'investimento di tempo ed edizione che richiede. È un gioco fortemente narrativo, ci sono tante scelte da fare, e se si fanno le scelte sbagliate bisogna ritentare e provare un'altra strada. Ragionate sempre sui segnali che leggete durante le esplorazioni, perché si nascondono spesso degli indizi. Impegnatevi a prendere nota di tutto ciò che trovate, di tutto ciò che scoprite e di quali risorse e carte sono necessarie per svolgere un determinato compito. Questo vi renderà più facile organizzarvi il lavoro. Una volta interiorizzate queste cose, se è il vostro genere di gioco, se avete il gruppo giusto che ci si vuole impegnare, vi darà tante tante soddisfazioni per la storia, per gli sviluppi, per le miniature pazzesche. Io stessa, che non lo ritengo il mio genere di gioco preferito, sono rimasta stupefatta dalla solidità e dalla ricchezza di questo titolo. Come vi anticipavo in apertura di questo video, ho organizzato un esperimento interessante con Andrea del canale YouTube Corridan. In contemporanea all'uscita di questo mio video, sul canale di Corridan troverete una presentazione del videogioco Tainted Grail. Volevamo presentarvi due punti di vista diversi sullo stesso gioco.
vi lascio qualche secondo di spoiler per farvi capire cosa troverete sul canale di Andrea. Ringrazio Sara per questo spazio che mi ha dato nel suo canale e nel suo video, la ringrazio ovviamente della collaborazione, è sempre un piacere. Il gioco lo potete acquistare direttamente su Steam ed è molto interessante, va di pari passo col board game, col gioco da tavolo, perché poi fondamentalmente le meccaniche, per quanto un pochino riviste, sono le stesse del gioco. Ovviamente dovevano adattarlo a una controparte videoludica, non è un gioco da tavolo, quindi l'hanno un pochino, diciamo, smorzate, snellite per meglio rapportarlo a un videogioco. Comunque tutti quelli che hanno adorato il gioco da tavolo riusciranno ad apprezzare anche molto bene la controparte videoludica. Ancora una volta grazie a Sara e vi invito a vedere il video, a darci un'occhiata, perché è molto interessante anche il videogioco uscito su Steam al momento, ma solo al momento, in accesso anticipato, ma lo stanno aggiornando costantemente. Il link a questo video completo è ovviamente in descrizione. Se non conoscete il canale di Corydan, vi consiglio di andare a dare un'occhiata. Lui è uno youtuber da diverso tempo, si è occupato di videogiochi e ora di giochi da tavolo. Anche del canale vi lascio un link nella scheda qua in alto e in descrizione. Intanto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Tainted Grail e se vi è intrigato questo tutorial. Alla prossima e buon gioco!